I reperti del mare, se ne è parlato questa mattina nel corso di una conferenza che si è svolta nei locali del liceo scientifico Elio Vittorini di Gela, diretto da Angela Tuccio. I reperti archeologici sono stati concessi in prestito alla scuola per offrire la possibilità agli studenti di ammirarli e scoprirli. Devono essere consapevoli di ciò che gli appartiene, di ciò che non gli appartiene, così come dei doveri. E se noi non li educhiamo a questo, abbiamo fallito. Per cui se notiamo che ci sono delle manchevolezze all'interno del nostro territorio, se ci sono delle operazioni che noi come istituzione scolastica e come soprattutto ente formativo possiamo fare, non dobbiamo tirarci indietro, dobbiamo affrontarle con tutte le difficoltà che possono esserci per far sì che i nostri studenti diventino cittadini consapevoli del proprio territorio. La mostra è solo il mezzo col quale, attraverso il quale lo studente si riappropria del proprio patrimonio e della propria storia. Gela ha un passato glorioso. Dicevo poco fa, durante il mio intervento, perché non deve avere un futuro glorioso? Ma se i ragazzi non sanno di questo passato, chiaramente non ci potrà mai essere un futuro glorioso. Tra i presenti oggi all'iniziativa anche Francesco Cassarino, che in più di un'occasione, attraverso la collaborazione di numerosi volontari, ha rinvenuto reperti dai fondali di Contrada Bulala, consegnandoli agli organi competenti. La scuola ha partecipato anche in una fase di recupero, l'ho coinvolta io in questa fase di recupero, ho coinvolto anche la Guardia Costiera perché ogni volta che le autorità partecipano ai recuperi, attraverso io alla Soprintendenza del Mare, comunico, diciamo, che possa partecipare qualche autorità. Gela è importante, è giusto che la politica sia attenzionata in questo contesto. Credo che la cosa che a noi manca è il Museo del Mare, perché il museo è quello che valorizza non solo i reperti, ma fa crescere anche sia l'ambito regionale e l'ambito locale. Questo è quello che un presidente come Crocetta deve capire.